Ciao a tutti, bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Soul Ash, anima di cenere, insomma. Il gioco esce il 4 di marzo. So già dirvi il prezzo perché l'ho chiesto allo sviluppatore e il gioco costerà 14,99 dollari, quindi immagino 14,99 euro, con il 10% di sconto per la prima settimana. È un gioco davvero intrigante, lo andremo a vedere a breve, dove noi impersoneremo un dio che è stato scacciato dal Pantheon, insomma, e dovrà riconquistare a colpi di uccisioni e raccolte di anime in un open world enorme. E dovremo appunto riguadagnare il nostro potere. E divertente anche la pagina Steam, se vi va andatevela a vedere, perché vi dice: i fiumi scorreranno rossi, insomma, diventeranno sangue, l'inverno arriverà, copriremo tutto con l'oscurità, insomma, prenderemo tutte le anime di tutti i corpi che uccideremo, combattendo fino alla morte, perché quando moriremo, il salvataggio verrà eliminato e il nostro personaggio finirà nel cimitero. È interessante perché fa anche una citazione che io leggo come citazione ai Viva di Hertling, un gruppo Facebook veramente eccezionale che prende in giro un po' i giochi di ruolo. Nice days for fishing, ain't it? Praticamente bella giornata per pescare, perché in pratica ogni, e questo lo scrivono sulla pagina Steam, ogni divinità ha bisogno di riposarsi di domenica, quindi perché non coltivare qualche cavolo, prendere latte dalle mucche, raccogliere miele o cucinare qualche elfo? È interessante. Comunque, vi faccio vedere subito il cimitero del mio eroe che è morto prima facendo un punteggio di 82, ponendosi al sesto posto della classifica dei migliori necromanti. Ora, nuovo gioco. È un gioco, vedete, intanto qua sta caricando la partita, la chiameremo Indie 2. Le statistiche possiamo aumentare, io voglio fare, l'altra volta ho fatto un necromante, quindi potevo, diciamo, evocare dai corpi, ma lo faccio ancora, così ve lo faccio vedere perché è veramente interessante. Voglio mettere un po' di ogni, vabbè, c'è un'ampia descrizione. Praticamente qua dice che aumentando la forza, perché l'ho aumentato di 2? Perché aumenta di 1 ogni 2 punti il danno fisico. Qui aumenta la chance di parata e va bene. Qua invece willpower aumenta il danno non fisico di 1 ogni 2 punti, quindi aumentiamo così. Possiamo scegliere tra varie razze: l'umano, che è la più comune, il nano oscuro, il goblin, l'elfo oscuro, il vampiro, il troll, il wraith di ossa, il lizardman, il demone, il nasimi, il lich e l'orco. Ognuno ha i suoi bonus. Ho fatto l'umano, adesso voglio fare il vampiro. No, faccio il lich. La professione, appunto, facciamo il necromante ancora. Abbiamo l'incantesimo iniziale e gli altri li sbloccheremo giocando. Abbiamo il quarterstaff. Partendo con l'umano, io avevo solo una canna da pesca e poco altro. Quindi facciamo lì, abbiamo il quarterstaff e abbiamo le ricette. All'inizio partiamo con queste ricette. Le abilità arriveranno fino a 100, credo. Quindi, una volta che abbiamo aspettato che il gioco carichi tutto, premiamo la barra spaziatrice per cominciare. Allora, il sistema di controllo è assolutamente particolare e non adatto a tutti. Infatti io erroneamente ho riconfigurato i tasti per muovermi con WASD. Il problema è che, come vedete, a parte che perderete delle diottrie a vederlo, c'è questa freccettina blu con cui rivolgiamo il nostro sguardo verso le varie parti, e questo cambia. Infatti WASD adesso mi fa muovere in modo totalmente sballato. E qua mi muovo tutto all'opposto di come mi muovevo con il WPSD, quindi è un po' un problema. Bisogna un attimino configurare il keymap. Ok, mettiamolo direzionale e quindi ci possiamo muovere non so come. Hold left shift per guardare. Ok, vedete qua abbiamo il keypad. Ah, ok, ci muoviamo con il tastierino numerico. Praticamente in base a dove guardiamo, che forse è anche un po' più comodo in realtà, perché vedete che ci possiamo muovere anche in diagonale. Ok, questa è stata una bella scoperta. Guardiamo qua che cos'è: è un braciere, fonte di luce,
Siamo partiti da tutt'altro posto rispetto a dove ero partito prima, che era una prateria. Siamo qui, la mappa è abbastanza enorme. Questo devo ancora capire se questi sono i livelli rispetto a altitudine o profondità, però insomma, intanto andiamo avanti. Un click, cioè un colpo verso la direzione, ci fa guardare in quella direzione, vedete, e poi un altro, apriamo la porta. Entriamo. Diamo un'occhiata qui. Abbiamo un item nearby, quindi abbiamo una torcia che prendo subito e col tasto, allora, col tasto O, opzioni, col tasto I, inventario. Quindi possiamo metterci in mano una torcia, ma al momento, qua vedete, salvage item, drop item, equip item, qua cliccando possiamo andare a fare, a prendere le varie cose, pile di ossa su cui non possiamo fare niente se non buttarle. Allora, siamo usciti dalla grotta, è un gioco che secondo me lascia molto spazio alla fantasia perché graficamente è molto basilare. Qua abbiamo, vi faccio vedere tutto, il tutorial con il guardarsi intorno, la fatica, il punteggio, col tasto R andiamo in riposo, resting, e recuperiamo la stamina. Io avevo anche questa barra facendo l'umano, ma adesso non ce l'ho più. Qua abbiamo Life Essence, definisce quanto il tuo personaggio sta mancando dell'essenza per sostenere se stesso. Se l'essenza arriva a zero, la disidratazione aumenterà e la vita inizierà a scendere. Sto tizio qui ci ha visto perché ha detto, oh mio Dio, che cos'è? E noi siamo usciti da una grotta nei panni di un lich. Quindi in questo caso cerchiamo di avvicinarci e dirgli che va tutto bene. Qua c'è la sua casa, probabilmente. Mannaggia. Cerchiamo di prenderlo. Scusi, io volevo solo sapere da lei. Ok, stiamo già attaccando. Non abbiamo altre cose. Qua vedete il craft. Abbiamo la possibilità di craftare varie cose usando dei tool che non abbiamo. Qua abbiamo la mappa, qua abbiamo l'inventario, qua abbiamo lo skill book. Command allies, qui possiamo comandare i nostri, possiamo trascinarla credo giù, possiamo comandare gli alleati quando evocheremo lo zombie, tanto il gioco in pausa. Abbiamo il riposo, come vi ho detto prima, e il riposo fino a quando ti sei curato e il dormire. Intanto stiamo attaccando il nostro amico con una staffa che fa a due mani, che fa un danno credo minimo, non abbiamo particolari incantesimi, col tasto shift vediamo, vedi un umano maschio, ha il collo rasato, ha occhi viola, sembra essere basso per la sua razza, potresti descriverlo come lento e non ragionevole, sembra avere qualche problema con te, indossa un doublet, che non so cosa sia, un flexible, ok, indossa un gilet, una dei pantaloni elasticizzati, non so, di lino, e equipaggia una spada corta, attacca in D2, ok, e sotto di lui c'è dell'erba marcia. Noi continuiamo cliccando verso di lui, gli facciamo parecchio danno. Ne stiamo anche prendendo di danno, sì, ma morirà prima o poi. Io continuo, intanto è arrivato anche qualcun altro, che è un rider, un esploratore degli orchi, sembra avere problemi con noi. Intanto io sto attaccando sto tizio. Ok, l'abbiamo ucciso. A questo punto l'abbiamo ucciso e addosso a lui troviamo delle cose che prendiamo. E poi le guardiamo, ma prima voglio fare questa cosa. Voglio lanciare il mio incantesimo ed evocare il mio zombie, chiamato Richard, perché giustamente. Allora, noi adesso abbiamo una spada che ha una durabilità ridicola, però abbiamo anche questo e possiamo indossarlo. Vediamo un attimo che voglio dare un'occhiata se... No, il nostro aspetto non cambia fondamentalmente, ma ci sta. Abbiamo un orco che stava andando non so dove. Intanto vedete che la mappa si sblocca, andiamo intanto a esplorarla con il nostro ultimo percorso fatto. Qua c'è una finestra, ma noi entriamo dalla porta. Salve. Qua abbiamo della paglia. E qua abbiamo... What is this? Un wooden crate. Andiamo a dare un'occhiata alla wooden crate. Intanto fuori c'è qualcuno che sta urlando. Lui dice cane. Non c'è niente nella scatola. Intanto abbiamo una casa.
andiamo a dare un'occhiata, tanto il nostro socio ci segue. No, io entro in casa e mi curo, perché ho intenzione di curarmi, quindi indosso anche i pantaloni di lino flessibile, equipaggio la spada, di cui io non sono però messa molto bravo, qua ci sono le mie statistiche. Combat faccio 3-4 danni, se io montassi questa farei 15-18, quindi direi che mi conviene equipaggiare questa. Voglio riposarmi fino a quando non mi sono curato, quindi passiamo il turno. Intanto il nostro omino qui, Richard, è a piena vita e sta aspettando e ci protegge, un po' come il nostro cugino. E vediamo, moriremo prima o poi, però è un gioco intrigante perché vi dà tantissimi inizi diversi e non vi spiega assolutamente nulla, cioè, nel senso c'è qualcosa qua col combat, ma ve lo lascio qua se poi volete leggerlo. Ci sono abilità speciali, tipicamente poi inizi con la prima abilità della tua professione, puoi accedere premendo V. Ok, infatti premiamo V e abbiamo quelle che abbiamo visto prima. Vabbè, intanto, beh, ci siamo praticamente curati, quindi possiamo andare a cercare di fare il paiolo a quell'orco che sembrava avere qualche problema con noi. Poi sicuramente questo video non mostrerà assolutamente nulla delle potenzialità del gioco, perché come vi ho detto prima... che vento che c'è lì. Come vi ho detto prima... c'è qualcuno lì. Si può coltivare, quindi si può andare a fare varie cose per sostenerci, insomma, per mangiare. Vedi una donna umana. Ha una coda di capelli. Ha occhi chiari. Sembra essere alta per la sua razza. Potrebbe essere... potresti descriverla come positiva e magra. Sembra simile a te. Porta una daga. Sta correndo. E ha problemi con noi? Io aspetto, faccio un passo indietro. Ok, sì, sembra avere problemi con noi. Però il nostro amico ci protegge. Mi farebbe comodo avere un'altra persona tra la mia schiera. Ah, in alto qua vedete la vita. Richard sta per lasciarci, però speriamo di porre fine prima alle simpatie. Richard è morto. Io adesso, ogni volta che clicco, è un turno. Muahahaha. Io tengo premuto e gli facciamo un po' di danno. Ok, abbiamo ucciso anche questa. Vediamo che cosa aveva. Aveva un'armatura di pelle, una daga, dei pantaloni di lino e ha lasciato i suoi residui. Quindi rievochiamo Kendall. Si chiama Kendall. Va bene, andiamo a esplorare che... No, non andiamo a esplorare, ma torniamo qui. Torniamo in casa del povero tizio. E riposiamoci fino a quando non abbiamo un bonus alla rigenerazione della vita quando dormiamo. Quindi dormiamo qua. Abbiamo già finito. Adesso iniziamo a riposarci fino a quando non ci siamo curati del tutto. E qua ci vuole un po', però vabbè. Abbiamo un'aura oscura. Hai lasciato morte sul tuo percorso facendo un danno a tutti. Ok, fai un danno di morte. Ok, stiamo, come vi dicevo prima, rendendo i fiumi rossi, insomma. C'è qualcosa fuori, vedo dei punti esclamativi. Probabilmente sta passando qualcuno. Sì, stanno passando delle creature che si domanda chi siamo. Ovviamente sta venendo a farci il paiolo. Ha una bella vita anche questo, ma dovrebbe morire in tempi brevi. Ok, l'abbiamo ucciso. Vediamo se riusciamo a evocarne un altro e fare il nostro piccolo esercito. Sì, ne abbiamo due adesso. Credo. Sì. E qua ci dà anche chi abbiamo vicino. Ho visto dei conigli. Possiamo uccidere anche i conigli. Ti guarda raggelato. Una roba del genere. Beh, attacchiamo il coniglio, no? Ok, abbiamo ucciso anche il coniglio, che ci dà un corpo che potremmo raccogliere. Ma io voglio vedere se può diventare... Sì, adesso abbiamo un esercito dietro di noi. E che qua ci mostra anche le creature che abbiamo nelle vicinanze.
Vogliono rapinarmi! Aiuto! No, non ti vogliamo rapinare. Ti vogliamo uccidere. Perché qua non vediamo più niente? Perché è buio. È diventato buio. Beh, intanto i nostri soci stanno andando... Ah, ok, no. Mi date una mano, grazie. Abbiamo un sacco di orchi intorno che ci stanno sbadilando. Voglio riposarmi un attimo per recuperare un po' di forze. Ok, uno l'abbiamo ucciso. Voglio rievocarlo subito. Ok. E poi voglio far danno a questo. Se si riuscite ancora a capirci qualcosa. Abbiamo un sacco di gente qua, che ci sta dando fastidio. Infatti voglio fare anche questo. Posso fare anche qualcos'altro? Sì, abbiamo un po' di gente adesso alle nostre dipendenze. Però sono tutti rossi, non si capisce. Abbiamo trovato un mantello del divoratore. Resiste all'acido, io prendo tutto. Prendo tutto e voglio evocare anche questo. Vediamo se posso farlo così. No, posso farlo così. Ok. Abbiamo un po' di gente. Sta andando discretamente bene, anche se fatico a capire... Ah no, ma il problema è che è notte adesso. Infatti si vede qua, sulla mappa, si vede che è tarda notte. È per quello che non riusciamo più a vedere oltre quello che già conosciamo. Dovremmo fare una prova, e così proviamo anche questa meccanica. Prendiamo la torcia e l'equipaggiamo in mano. Equip item. Non possiamo? È rotta. È rotta. Allora, no, è rotta, credo. Quindi durability 0. Quindi possiamo dropparla. Salvage item, abbiamo tenuto del legname. È tutto praticamente rotto, quindi possiamo fare salvage di tutto. Anche il nostro bastone è rotto, sì. Praticamente, sì, quasi tutto è praticamente andato. Con la S facciamo salvage. Si demolisce tutto, tanto questo è tutta merce interessante per noi. Vabbè, intanto torniamo dentro e ci curiamo, aspettiamo il giorno. Quindi curati, stai qua fin quando sei curato. Intanto magari torna il giorno e riusciamo a rivedere qualcosa. Sarebbe da ricominciare il gioco facendo qualcosa di più semplice piuttosto che un mago, magari fare qualcosa di un guerriero, insomma. Qua in basso a sinistra c'è tutta la chat, insomma, di tutto quello che succede. È un gioco senz'altro intrigantissimo per il fatto che tanti indie erano partiti con questa modalità qua di gioco. Il fatto, la grafica non mi dispiace, un po' alla Loop. Adesso, mannaggia, mi sfugge il nome. Lupiro, ecco. Abbiamo Egberta, fuori legge. Vabbè, lo attaccate, grazie. Ok, Egberta è durata proprio poco. Ci lascia dei pantaloni, una spada e un nuovo corpo da arrestare. Ok, ora abbiamo un esercito, possiamo continuare il nostro... Ah, questo qui, vedete, si nascondeva dentro lì. Adesso è mattina presto. Sandali creativi. Dai. Riporta in vita anche questa. Perfetto. Adesso andiamo dentro. Ci vestiamo. C'è qualcuno fuori? No. Ok, allora vediamo. Non avevamo nulla, mettiamo questo. La daga. E riposati fino a quando non... Sì, è un po' difficile poi da capire quello che succede, dato che si può guardare solo in una direzione, ma ovviamente io guardo verso la porta, dove c'è il nostro tizio che sta presidiando l'ingresso. Io riposo ancora, fino a quando sono curato. Perché probabilmente quando mi sono girato ho smesso di curarsi. Qua abbiamo Perch, un pesce
con strisce verticali scure. Stiamo perdendo essenza di vita. Bisogna andare avanti, bisogna andare avanti, bisogna andare avanti. Andiamo. Andiamo e... Guarda chi c'è qui. Cici, mi date una mano, grazie, amici miei. Ok, lo picchiate. Ok, è andato. Tu diventerai uno dei nostri. E ci dai tutto. Poi c'è un peso. Che è questo? Ok, siamo forti. Vediamo un attimo adesso il tutorial. Qualcuno c'è vicino, creation item, status... Ok, niente, 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 niente. Vediamo se abbiamo preso nuove abilità. No, non... Siamo ancora a livello 1, credo. Quindi sarà da capire un attimino come ci si evolve in sto gioco, ma... Andiamo avanti. Esploriamo un po' giusto perché... Qui c'è qualcuno. Dopo che avrò preso la tua testa... Vabbè. Scusate, gli date, mi date, gli date due percosse. Ok. Ogni volta che vi guardate intorno, loro agiscono, quindi passa un turno. Vado a dargli anch'io un po'. Prendo io uccido e rubo i pantaloni. Ok, un altro ancora, abbiamo un esercito. Ah, qua c'è ancora qualcuno, c'è un corpo qua. Via, vieni su anche tu. Con noi. Faccio fatica a capire quanti ne abbiamo, ma ne abbiamo un bel po'. Alcuni sono anche rossi, quindi credo voglia dire che siano insanguinati. Comunque abbiamo un bel esercito, abbiamo anche una... Un villaggio, un accampamento. Dateli addosso, ragazzi. Io sono il Leech. E a breve tu raggiungerai il nostro esercito. Ok. Prendi la daga. Ormai non attacco neanche più, sto tirando su un esercito. Ok. No, qualcuno mi aiuti! Qua abbiamo carta, la prendo. Un sacco a pelo e della carne cucinata. Molto interessante. Qua sotto invece abbiamo del legno. Ah, e Sipe per fare SP, scusate, per fare un cappuccio. Dei funghi, io prendo tutto. Prendo tutto. Questo è troppo pesante. Un tronco. Ma sta attaccando a distanza sto qua? No. Non ho abbastanza stamina. Quindi, ok, sono praticamente immobilizzato. Sono senza, un leech senza fiato. Vabbè, ci penseranno i miei amici a te. Io riposo. Recupero un po', ok, e vi guardo mentre... Ah, ce n'è un altro qua che sta attaccando me. Ok, gli date una ripassata anche a lui, che io intanto riporto in vita lui. Ok, è morto anche l'altro. Bella la doublet. Ok. Siamo veramente over. Sarà da capire un attimo come andare avanti adesso perché abbiamo esplorato un po' la mappa. Però seguiamo la strada. Tanto loro ci seguono. Qua c'è la strada. Ah, no, mi riposo perché sono veramente stanco. Ho bisogno di dormire, quindi dovremmo trovare una casa. Eccola qui. Sembra anche abitata da qualcuno. Ci sarà, poi ovviamente. Ci sono le varie città, la capitale nanica, ci sarà la capitale umana. Però questa mi sembra più una miniera. Ho trovato un piccone e del latte. Andiamo un po' a vedere che cosa succede qui dentro. Sembra una bella miniera questa. Poi che cosa c'è? Delle frecce, un grembiule e... Ricette di arco elfico. Diamo un'occhiata. Allora, questa la voglio imparare subito. Questa la voglio imparare subito. Quindi, tecnicamente, ora dovremmo conoscere più ricette nel crafting. Infatti, abbiamo il primitive bow, bandage, abbiamo hood, infatti. E
l'arco elfico che ci chiede comunque del il cattern workbench, che sono praticamente qui comunque, cioè potremmo usare queste. Dovrei tecnicamente avere la possibilità di craftare, infatti ho il cutter Elven Wood. Ok, se io equipaggiassi il piccone posso minare un piccone comune conosciuto per rompere un teschio, una testa o due. Vabbè, non so se posso scavare, tuttavia voglio provarci e vedere se riesco a minare. No, non si può scavare. Questo cos'è? Cioè, ormai abbiamo preso possesso di tutta sta roba. Abbiamo dei bedroll, quindi sono tre, quindi probabilmente c'è gente qua. C'è gente in miniera, che probabilmente adesso tornerà per farcela pagare per quello che abbiamo combinato. Aspettate un po', cosa ho trovato qua? Una mazza, la prendo. Nel senso un'arma, non è che non ho trovato niente. E poi qua abbiamo del miele e plate boots, gli stivali di piastre. Interessante. C'è qualcuno qui, ragazzi. Vediamo un po'. Command allies, fatevi venire qua. Sistematela. Ah, devo riposarmi io. Ok, andate, pensate a lei. Bravi. Qua c'è una torcia. La torcia mi piacerebbe equipaggiarla, eh. Troppo pesante. Eh sì. Allora, fatemi fare una cosa. Questa posso prenderla. Mangio il miele. Prendo la torcia. La torcia la equipaggio subito. Che tecnicamente dovrei far luce. E infatti faccio un po' di luce. La stanno inseguendo. Vediamo un attimino chi è. Un uomo. Capelli grigi. Occhi grigi. Altezza regolare. L'8% del suo corpo è coperto di sangue e sembra che ti stia per sfidare, ma durerà ancora per poco. Voglio dargli anche un parere. Mi riposo. Sono coperto di sangue anch'io, eh. Comunque, William, Human Archer. È bello, bello coriaceo però, eh. Cioè, sta facendo comunque soffrire i nostri amici. Io, vedete, non riesco più a recuperare la stamina oltre un tot. Devo dormire. Quindi dormirò dopo. Lo attacco anch'io adesso, tanto... Sto perdendo poca vita, ormai non reagisce più, è morto. Chissà che cosa riposa. Oh, abbiamo confermato livello 2 e abbiamo preso... Possiamo scegliere una nuova abilità, Slice. Fare una ferita al nemico, Bull Charge è un Berserker, o Acid Spit da Necromante. Quindi andare a mixare nuove classi, questo è universale, questo no. Facciamo danno d'acido e possiamo aumentare una specifica che noi facciamo Intelligence. E willpower e intelligence ancora. Confermo il passaggio di livello. Intanto io risuscito questo. Diventa sempre comunque un qualcosa di longbow di, diciamo, uguale agli altri. Questo voglio demolirlo, quindi faccio salvage e voglio prendere l'arco e le frecce, tante frecce. Il fungo lo mangio, che non so se è buono o meno, però voglio fare salvage anche di questo. Salvage e poi prendo anche le frecce. Ok, ora vorrei dormire, quindi posso? Ah, aspetta, qua c'è mine, posso selezionare. Mamma mia, l'ho detto, è complesso sto gioco, è veramente complesso. Con la U ma la U, vabbè, mina. Ah, ma sono stanchissimo. Niente. Ok. Con la U, mina. Ah, ho buttato giù e ho preso 15 stone, che non posso prendere perché sono un leech con poco trasporto di peso. Comunque,
Qua abbiamo Dag Item, Sleep, dormiamo qua in caverna circondati da tutti questi. Questa è stata una storia che vi ho raccontato. Vedete che intanto sta diminuendo la fatica. Una storia è diventata notte fuori o giorno? No, è tardo pomeriggio. Una storia che poteva andare in mille modi diversi, l'abbiamo vissuta in modo abbastanza trash con un leech che ha ucciso, seminato morte e distruzione, è entrato in una miniera, ha spianato tutti e adesso sta minando. Cioè, si potrebbe anche cercare di capire, vedete, con questo, è sempre la U, mino. Vedete che butto giù i materiali. E sto minando. Questa era veramente un game changer, molto molto bello, perché poi possiamo renderlo un nostro rifugio, credo. Comunque ragazzi, questo è un signor gioco dal mio punto di vista, 14,99 il costo, esce il 4 di marzo, lo vedrete il giorno stesso dell'uscita, sono già d'accordo. Il suo nome è Soul Ash. Fatemi sapere che cosa ne pensate, insomma questo secondo me incarna la vera essenza di un indie. La grafica è più importante che abbia delle belle features e un gameplay vario, dal mio punto di vista. Con questo vi saluto e vi invito a lasciarmi i commenti qua sotto. Alla prossima e ciao ciao.